Io direi che non posso, posso anche non aggiungere altro. Cioè abbiamo anche il logo, abbiamo anche, lo faccio vedere anche il nostro. Ostia, bellissimo, molto. Voi non guardate le domande, le risposte, perché è importante, perché abbiamo, a volte ritornano. Anche gli avvocati a volte ritornano. Anzi, gli avvocati spesso ritornano perché ci sono più gradi di giudizio, no? Quindi io sono già arrivato al secondo. Ma tu sei la Cassazione. Io sono della Cassazione. Io sono proprio la Cassazione. Ok, quindi una roba brutta, immagino. No, ok, vabbè. Ascolta, Vittorio Miniero, grazie che sei qua con noi. Stasera è serata dei Corse Gentleman. Vi hanno messo qua a Cesena. È una bella serata, così in amicizia, come sempre è tra gentleman, no? Sei molto impegnato stasera. Molto. Sì, abbiamo cinque corse oggi. Cinque corse oggi. Ma tu pensi di riuscire a fare cinque corse? Mi bombo, no, ho preso una roba in un negozio, bombato, vedrai. Sì. Quindi adesso sei ancora... Vitaminico fino a qua. Ok. No, visto che potrei anche aiutarti perché sono io... Se ne vuoi un goccio ce l'ho un po'. Ok, grazie. No, perché non crederti, anche fare il rompiscatole è faticoso. Ma immagino. Allora, visto che dopo andiamo a divertirci, no? Io ti intratterrei con questo bellissimo quiz. Perfetto. Dove l'anno scorso hai fatto un'ottima figura. Tra l'altro le visualizzazioni del tuo filmato sono... Cioè, tu sei tipo Tom Cruise, ti volevo dire. Sei contento di essere Tom Cruise? Sì, mi scappò una parolaccia in diretta, infatti. E che è per quello, sai che la parolaccia un pochettino... Tira. Solo Cocchi e Renato riuscivano a fare grandi ascolti senza mai essere offensivi. Senza bisogno. Allora, andiamo, questa volta proprio strutturato in tre temi. Perfetto. Il primo è l'ippica, il secondo tema generale, il terzo è spettacolo. Hai preferenze su dove vuoi iniziare? Vai. Vai, partiamo dall'ippica, casualmente partiamo dall'ippica. Allora, io ti cito un nome, Eschi Pazar. Oddio, non già, è dei miei tempi. Io sono giovane, non è dei miei tempi. Però qui secondo me è una risposta che ti è fattibile. Perfetto. Perché Eschi Pazar, interpretato spesso da Edoardo Edi Gubellini, era un trottatore della storica scuderia LDM che nel 77 vinse addirittura il derby, il nastro azzurro. Davanti a Maltasar e Bubi. Questo l'ho scritto, per cui non mi posso sbagliare. Perfetto. Il cavallo, ma la domanda non è questa, il cavallo era di origini brindisine, e questo è un dettaglio che volevo proprio dire. Ma è stato ovviamente chiamato come il nome di una città non particolarmente importante, però insomma conosciuta. Allora, la mia domanda è, Eschi Pazar, oltre che il cavallo che abbiamo nominato, da dove deriva? È una città del Belgio, del Vaticano o della Turchia? Ma detto che è brindisino? No, il cavallo è brindisino. Ma il nome invece è... Il nome invece quindi Eschi è di una Pazar. Città del Belgio, del Vaticano o della Turchia? Esatto, mettiamoci un attimo. Vista l'intonazione. No, è solo perché quando io parlo Vaticano, cioè, come cioè. Poter legare. Sì. No, per me è turco. Bravo! Turco. Tu hai studiato. No, tu hai studiato, perché se venivi alle corse hai studiato. Ma ti ho detto Vaticano, perché non mi cadere sul Vaticano. È brutto cadere nel Vaticano. No, non cadiamo. Seconda domanda. Questa ha carattere genere, titolo cultura generale. Quali erano le quattro repubbliche marinare? Attenzione, ascolta, perché è importante. Pisa, Livorno, Chilivani e Varese. Risposta B. Cesena, Bologna, Roma e Torino, tutte bagnate dal mare, come tutti sappiamo. Notoriamente. No? C. Pisa, Amalfi, Venezia e Genova. Se ti azzardi a non dire quella giusta, giuro che è finito un rapporto che non è mai nato poi in fondo. Ma scusa, non ho capito, hai dette 16? Devo dirne una sola? Sono 4? 4 per 3, 12. Ah, bisogna dirne 4? No, allora le opzioni sono, ripeto, Pisa, Livorno, Chilivani, Varese. A, B, Cesena, Bologna, Roma, Torino. B, okay, no, C, Pisa. C. La C, benissimo, risposta C. Su C ci siamo. Ho avuto un attimo di una piccola... No. Ho bisogno di una doppia razione. Pensavo scegliere una per... Perché allora, c'era Pisa anche qua. Sì, ma perché io sono un abile conduttore, vi metto in difficoltà, bastardo. Ovviamente. Spettacolo, sì, esatto. E quindi si impegnano. Spettacolo, quello che siamo quando facciamo queste cose. Show. Di quale dei seguenti film era noto protagonista Gigi Proietti? Opzione A. Questo sono preparatissimo. Amici miei. No, non se ne parla. Adesso stia a calma, non diventi così in questa prosopopea. B. Febbre da cavallo. C. 2001, Odissea nello spazio. No, è Febbre da cavallo. Se non c'è, mi gioco il jolly, su questo mi gioco il jolly. E lui si gioca il jolly, quindi 100% di domande. E con questo noi salutiamo Vittorio Miniero, in bocca al lupo per la tua serata. Perfetto.